Ecco qua, siamo qui con Alessandra Cutolo, ci parla del suo prossimo progetto. Alessandra è di fatto una positanese che si occupa di teatro da quanti anni, Alessandra? Teatro da quando avevo 20 anni, non è 50, quindi... Hai fatto delle cose molto belle, sei stata nel carcere minorile di Lauro dove hai lavorato con i ragazzi, hai fatto delle esperienze straordinarie multietniche. E ora ci sta un film dove c'è anche la tua mano, che sarà a Venezia. Qual è questo film? Questo film si chiama Aria Ferma, è un film di Leonardo Di Costanzo, che è un regista con cui collaboro dall'inizio della sua... Ha fatto tutti i film molto belli, molto particolari. Il più bello di tutti è L'Intervallo, secondo me, che è pure andato a Venezia. Poi dopo ha fatto L'Intrusa e adesso Aria Ferma è un film ambientato in carcere. E cosa hai fatto tu in questo film? Sei messa a cercare delle comparse in tutta Italia, è vero? Ho fatto il cast, ho cercato attori, come sempre, e mi piace molto lavorare nella mistione di attori e non attori, perché mi sembra che gli attori, quando si devono confrontare con l'imprevisto, quando si devono confrontare con un non attore che non gli darà la battuta come loro se l'aspettano, perché magari non sarà proprio quella che è scritta nella sceneggiatura, danno il meglio di sé. E infatti nel film di Costanzo, Aria Ferma, ci sono attori e non attori insieme, ma non si percepisce la differenza, sono bravissimi entrambi. Non c'è quello scalino, quella differenza tra chi da sempre calca le tavole del palcoscenico e chi invece magari da sempre ha vissuto esperienze di reclusione e quindi sa di che cosa si tratta. Alessandro, il sogno nel cassetto è fare anche uno spettacolo a Positano. Noi di Positano News vogliamo vedere qui. Hai fatto qualcosa che è stato anche a Capri, non a Positano. Che cosa hai fatto a Capri? Capri ha fatto uno spettacolo con una compagnia di attrici nigeriane che si chiamava Cassandra. Ed era la storia di un naufragio nel Mediterraneo. Sono stata ospite della Fondazione San Michele, che è una fondazione che si impegna abbastanza e che voleva dimostrare il fatto che esiste una parte d'Europa che ha a cuore la questione dei migranti e che vorrebbe che il Mediterraneo non fosse soltanto un mare di turisti, dedicato ai turisti, e neanche... Sarebbe un bel messaggio anche qui a Positano, che è un po' il centro del Mediterraneo. Stai anche lavorando sempre con progetti di grande interesse culturale, interculturale, multietnico. Che altro bollo in pentola? Dici un po'. Sto lavorando con una compagnia di sudanesi e su un testo sudanese di Taya Bissale, un testo del secolo scorso, degli anni 70 del 900, che si chiama La stagione della migrazione al nord. La compagnia è una compagnia di sudanesi molto interessante, mi piacerebbe certo portarla a Positano e mostrare il lavoro che ho fatto con loro. Loro vivono tutti a Roma, però in questo momento. È quello che ci auguriamo noi. Noi di Positano News facciamo un appello al sindaco e a tutti affinché vediamo il tuo spettacolo anche qui, di una positanese, perché tutte le estati qui da quando sei nata, quindi non possiamo augurarci questo. E complimenti per quello che fai, per il teatro e per tutti noi. Grazie mille, complimenti a voi. Grazie.